Ciao amici e ben ritrovati, oggi vi presento le mie personali pagelle di gara 2 ad Imola, gara valida per il campionato Seathlon TCR organizzato da simdrivers.eu e questo ragazzi è un video da prendere con ironia, si scherza ovviamente. Iniziamo da Fabrizio Ninci, voto 9,8, da subito fa vedere i muscoli, si impone nelle libere, fa sua la polla e domina in gara, l'unica svapatura del weekend. È l'ultimo giro, spinge per fare il best time ma rischia di rovinare tutto, imprendibile rischia tutto. Fabri 78, voto 7,5. Vera sorpresa di Imola, si fa passare il setup alla come viene viene, terzo tempo in griglia con una partenza in stile dragster, prende il secondo posto e non lo molla più. Fa i compitini in pista che la maestrina della scuola gli impartisce, niente d'emozionante se non il piccolo brivido offertogli da Michele Soncini all'azzardo del sorpasso alla rivazza 2. Scolaretto! Michele Soncini, voto 6,5. È lui l'attesissimo, il mostro sacro del Mugello. Parte in seconda posizione e ne perde due. Lotta con i denti, si avvinghia ad ogni occasione, alla fine sarà sul gradino più basso del podio. Grazie al manico, limita i danni e sempre primo in classifica. Sprecone! Ivan Gridello, voto 9,2. Grande assente della prima gara. Costruisce il risultato grazie a giri pressoché impeccabili. Parte decimo ed arriva quarto, assenteista impressionante. Giuseppe Martino, voto 5,5. Grande delusione della gara. Tutti lo aspettano in questo weekend. Dominatore dei primi giri al Mugello, medaglia d'argento uscente. Ringhia nelle prove pre-gara e ruggisce in qualifica. Miagola in gara e solo quinto. Peppe, che hai combinato? Gattino napoletano. Fabio Napolitano, voto 7,5, si guarda le spalle da Zerbin, lotta per la posizione, scavalca gli avversari e tiene dietro il lupo che lo insegue da vicino. Bella gara, guardingo. Max Zerbin, voto 6,5, qualifica disastrosa per il piemontese che parte quindicesimo, ma lotta con i denti e fa giri costanti con il diretto avversario che lo trascina nella top 10, se non fosse che alla fine fa anche un errore di calcolo da principiante a fine gara, senza benzina, a secco. Nixos 1-2-3, voto 6, si guarda bene dagli avversari, fa la sua gara tranquilla, non prende rischi e ne approfitta per prendere qualche posizione quando il rapporto rischio-risultato è limitato a non subire danni. Gara pressoché in solitaria, lo salva la live, calcolatore virtuale annoiato. Mammano Daniele, voto 6,5. Sfortunata la partenza, subisce danno e beffa, non riuscirà a recuperare la splendida quinta posizione guadagnata nelle qualifiche, potenzialmente sempre nella top 10. Sfortunato. Andrea Balocchi, voto 7,8. Si sottovaluta in continuazione, ma quando il gioco si fa duro, Andrea gonfia il petto e tira fuori gli attributi. Sorpassi d'esperienza ed ottima gara, soprattutto partendo 17esimo. Prende botte da chiunque, ma non molla mai. E la tenacia gli porta punti. Strongman! Fabio Solito, voto 6, fa il duro per guadagnare posizioni, sorpassi azzardati, va lungo, recupera e fa pressing e porta a casa di forza all'undicesimo posto. Irruento! Samuele Cavagnino, voto 3. La sua Leon è un modello particolare fornito da accessori unici come mitragliatrici, manganelli, spuntoni e sonar per l'identificazione degli avversari. Per lui conta solo sfonnare chiunque gli si presenti davanti. Pastor Maldonado di fronte a lui è l'antipasto principiante dei disastri automobilistici. Peccato, il potenziale c'è, ma sfruttato e non scaraventato sugli avversari. Sterminator! Giuseppe Novello, voto 5, parte con un ottimo spunto, prende una posizione a Michele e lo tiene dietro per due giri o quasi, ma alla tamburello butta tutto con un taglio esagerato della curva che lo porta a ridosso dell'avversario che scappa via e che lo porta a girarsi ad avere danni con gravi conseguenze per il resto della gara. Precipitoso! Maurizio Palmieri, voto 6,5, si trova in mezzo al traffico, non può ancora una volta evitare l'incidente, lotta come può e cerca di guadagnare posizioni, comprensibilmente deluso ed arrabbiato, non malla mai, peccato, aggrovigliato. Saro Turing, voto 7, ottima qualifica, non è padrone del suo destino, ci pensano gli altri a tirarlo fuori dalla lotta per il podio, sfortunato subisce le conseguenze degli incidenti subiti, amareggiato. Gigi Cortes 73, senza voto, scomparso nel nulla, misterioso.
Eric Albonetti, senza voto, troppi errori da prima gara del campionato, la sua gara è anonima, si rifarà alla prossima. New entry, Enoch 80, senza voto, ne subisce di tutti i colori, non può esprimere il suo potenziale. Oppresso, Mucchi 84, senza voto, termina la gara dopo un incidente, crashato. Michele Liguori, anche lui subisce danni e si ritira alla prima curva, tamponato. Bene ragazzi, le pagelle sono terminate, se il video vi è piaciuto come al solito pollice in su, non esitate a lasciare un commento qui sotto, ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, tanto è gratuito, attivate la campanellina qui sotto per essere notificati ogni volta butto un video in rete, noi ci vediamo alla prossima, grazie per avermi seguito, ciao!